Siamo lodati Gesù e Maria. Questa quinta domenica di Pasqua, fratelli e sorelle carissimi, trova il proprio cuore nel Vangelo e soprattutto nella grande frase di Gesù su se stesso: io sono la via, la verità e la vita, che sarà oggetto di approfondimento, se Dio vuole, in queste brevi riflessioni. Che vorrei però introdurre facendo un piccolo passo indietro e riflettendo con voi sulla prima lettura, che ci dà uno spaccato molto bello della prima comunità cristiana e anche di come sorse nella prima comunità cristiana un ministero, oggi di nuovo presente nella Chiesa, che è quello del diaconato, e occasione che fa comprendere come sia importante nella Chiesa che uno faccia bene il proprio lavoro, compia bene la propria missione. Dico questo, e lo vedremo subito, perché uno dei problemi che affligge attualmente la Chiesa è proprio questo: la non sempre chiara percezione del proprio posto nella Chiesa e della propria peculiare missione. Mentre invece il popolo di Dio e il corpo mistico di Cristo funziona, cresce e progredisce come nel corpo umano, ma non ha il proprio lavoro. Nel mio corpo, il cuore fa il cuore, i polmoni fanno i polmoni, le mani fanno le mani, la lingua fa la lingua, e i piedi fanno i piedi, eccetera. Capite? Così nel corpo mistico di Cristo. Trago occasione da questo. Ebbi modo di sentire, quando è stato 2 o 3 settimane fa, il discorso del Papa al clero di Milano. Vi ricordate quando andate in visita a Milano? E a un certo punto, sapete che nel clero oggi ci sono i preti e i diaconi. Disse una cosa che sinceramente, quando l'ho sentita, io sono andato in estasi, perché è una cosa che io personalmente sono anni che ho detto in tante prediche, che dico e che penso, e sono stato, come dire, favorevolmente sorpreso di vederla ribadita dal Papa, perché le uniche altre fonti dove l'avevo sentito erano stati i miei professori pastorali in seminario. Vi spiego che cosa diceva ai diaconi: attenzione a voi diaconi alla tentazione del clericalismo. E poi gliel'ha spiegato che significa. Chi è il diacono nella Chiesa? È uno che fa quasi tutto quello che può fare il prete, tranne dire la messa e confessare, o uno che nella Chiesa ha una funzione propria e specifica? Quindi la figura di riferimento del diacono non è il prete, perché e tu saresti una sorta di prete a metà o a tre quarti. Tu c'è un ministero tuo. Come sono nati gli apostoli? Gli apostoli, che si occupavano della predicazione e del servizio liturgico, della frazione del pane, avevano l'esigenza anche primaria nella Chiesa di occuparsi di chi era nel bisogno, perché una volta se non occupavano bene i cristiani, non c'era bisogno dell'INPS, della pensione sociale, né dell'assistenza sanitaria, non c'era bisogno di niente, ci pensavamo noi. Se c'era qualcuno che era bisognoso, se non leggiamo gli atti degli apostoli, ma i cristiani si vendevano i beni per portare i soldi superflui agli apostoli, capite? E senza nessun comunismo, senza nessuna imposizione, in maniera del tutto spontanea, come conseguenza della carità che vivevano, capite? Nella più assoluta libertà. Allora dice, però, siccome questo è un lavoro, stare appresso a tutti quanti i poveri, sovvenire anche alle loro necessità materiali, e non possiamo fare tutto noi, affidiamolo a qualcuno. Ecco come sono nati i diaconi, capite? Quindi i diaconi oggi dovrebbero essere i presidenti di tutte le caritas parrocchiali, diocesane e pure nazionali, capite? Il direttore della caritas nazionale, questo è un'idea mia, non ho detto il Papa, questo lo dico io, sarebbe ottimo se fosse un diacono. Non è detto che debba essere forse un prete, capite? La stessa cosa vale per i laici, la stessa cosa vale per i religiosi. Ci sono molte comunità religiose oggi che non sanno neanche bene che cosa deve fare un religioso. Il religioso, che cosa deve vivere il carisma del tuo istituto e vivere bene la tua fedeltà ai consigli evangelici. Di questo c'è bisogno la Chiesa. Cosa devono fare i laici? I laici, vivere nel mondo, santificare il mondo, dare testimonianza nel mondo, altra cosa che diceva sempre Papa Francesco. Non faccio riferimento a situazioni di questa parrocchia, che ringrazio il Signore per come è, ma in certe parrocchie succede, dice, in molte parrocchie la promozione dei laici è uguale entrare a far parte del sinedrio del parroco. Ha detto lui, questo qui non l'ho detto io, quindi è una frase un po' ironica, però capite,
un laico non è impegnato in base a quanti servizi fa in parrocchia, di cui il parroco è gratissimo e che Dio lo benedica e lo ricompensi 100 volte tanto, io che lo sono ve lo dico, ma il cuore della sua missione è nel mondo, è santificare il mondo, è raggiungere le persone che vivono con lui, i colleghi di lavoro, gli amici, tutti i luoghi che abita, santificandoli con il Dio del Vangelo. Questa è una cosa moltissima, molto importante. Tra l'altro poi ci sono alcuni preti oggi, purtroppo, che si dimenticano di fare i preti e si mettono a fare altro. C'è anche questo problema nella Chiesa. Cosa deve fare un prete? E quindi raccordo al Vangelo. Sono 15:16. Voi che cosa vi aspettate da un prete? E la Chiesa cosa si aspetta da un prete? Perché la Chiesa ha un sacramento per il ministero sacro. A che cosa serve quel sacramento? Cosa deve fare un prete? Un prete deve fare 3 cose, guardate che sono tra l'altro sintetizzate, così ci danno subito la possibilità di passare alla seconda parte della lezione, nelle parole di Gesù, che sono la via, la verità e la vita. Nelle prediche antiche, io non ho letto qualcuno prima di diventare sacerdote, i vescovi dicevano al prete, gli facevano la predica sulla etimologia del termine latino sacerdos, sacerdote. Cioè, cosa significa sacerdos? Sacerdos significa 3 cose. Guardate, sacer docens, sacer dans e sacer dux. Ho pensato subito male con dux. Sacer docens significa colui che insegna le cose sacre. Sacer dans, colui che dà le cose sacre. Sacerdus, il condottiero sacro. Guardate, io sono la via, sacerdus, vi conduco al regno dei cieli. Io sono la verità, sacerdocens, colui che insegna. Io sono la vita, sacerdans, colui che dà le cose sante. Quindi cosa fa un prete? Amministra i sacramenti. Sacerdans, deve farlo bene, deve farlo con scrupolo, con osservanza delle norme liturgiche scrupolose. Un prete non può fare quello che gli pare quando amministra i sacramenti, deve osservare la legge della Chiesa rigorosamente, senza improvvisare e fare cose strane. Non è patrimonio suo, è un ministro, è un servo, non è padrone di quelle cose. Secondo, sacerdocens, un prete deve predicare, non fa niente che predica al vento, capite? Non importa. Non so se avete visto la fiction un tempo fa su Don Puglisi, mi pare che fu Don Puglisi. Don Puglisi appena arrivava a Brancaccio, sapete a chi predicava? Ai banchi della chiesa. C'era una persona che andava a messa, una. E lui, una persona che andava a messa, celebrava la messa come se ce ne fossero 400, cioè con calma, tutti i fatti bene, con la predica. C'era questo su prima fila, quando la fiction stava così, che non mi ricordo se a un certo punto, però non vorrei sbagliare, mi pare che era pure sotto e quindi faceva di testa a sentire, ma non fa niente, ha cominciato predicando ai banchi, poi piano piano la gente è venuta, capite? Ma un prete deve predicare, perché sia che ai fedeli gli piaccia di ascoltare, sia che non gli piaccia di ascoltare, lui ha il dovere di predicare il Vangelo, capite? E deve essere anche, di anche attrezzarsi con questo, con la preghiera anzitutto. Bellissima relazione che è stata fatta non molto tempo fa, un incontro dei preti, dove si predica l'omelia, dove si prepara l'omelia. L'omelia si prepara in ginocchio, non si prepara sui libri, anche sui libri, ma prima in ginocchio e provarlo. Quindi ha un dovere di fare questo. Terza cosa, sacerdux. Dux non vuol dire duce che spadroneggia, assolutamente, d'accordo? Sappiamo benissimo che l'autorità nel Vangelo è concepita in termini di servizio. Gesù dice i capi delle nazioni ne dominano e coloro che esercitano il potere si fanno chiamare benefattori. Tra voi non è così, ma chi vuole essere il primo deve essere l'ultimo. Quindi il governo, diciamo così, di un sacerdote è in primis l'esempio. San Paolo diceva ai suoi, ci fa venire la pelle d'oca, sapete che diceva? Era superbo secondo voi per omine. Tutto quello che avete visto fare da me è quello che dovete fare, lo scrivere le lettere. Quindi, che è possibile che parola di Dio resta scritto un atto di superbia? No? Quindi vuol dire che lui poteva dirlo e vuol dire che un apostolo degno di questo nome, anche se non lo dice, perché non c'è l'autorità di San Paolo, però dovrebbe essere vera questa cosa. E poi una guida dolce, mansueta,
paziente, che però si fa realmente carico delle persone per condurle al Signore. Queste funzioni trovano il paradigma eccellente in nostro Signore Gesù, che ricordiamo. Lui è la via. Attenzione, non dice io sono una via. Ci sono molte vie per raggiungere il Signore. La storia ne ha presentate tantissime. Vie della filosofia ci sono, anche filosofi cristiani ci sono stati. Voi sapete, le altre religioni, voi perché pensate che tutte quante le altre religioni sono automaticamente dannati tutti all'inferno? No, non sono automaticamente dannati tutti all'inferno. Come la Chiesa insegna, contengono degli elementi, contengono delle vie, sono in qualche modo la rappresentazione dello sforzo dell'uomo di tendere al Signore, ma sono delle vie ristrette, limitate, accidentate, con molte buche. Non sono vie sicure, rette, perfette. Solo Gesù è la via. Lui si è proposto come tale e noi, pur nel rispetto di tutti e senza imporre niente a nessuno, ma dobbiamo dire francamente, è la via, con la L maiuscola, non uno fra i tanti, ma la via per eccellenza, per antonomasia, quella che il Padre ha mandato e che invita ad accogliere come tale. Stessa cosa vale per la verità. Gesù non ha detto io sono una verità, quindi il Vangelo è una fra le tante verità, ce n'è questa, c'è quell'altra ancora. Ai tempi di Benedetto, quando Benedetto parlava del relativismo, il famoso relativismo, che era uno dei cavalli di battaglia del suo pontificato, io dico una cosa, quello dice un'altra, quello dice un'altra, siamo tutti sullo stesso livello e dobbiamo rispettarci reciprocamente. Attenzione. Noi certamente rispettiamo tutti, perché la verità non si può imporre a nessuno, ma noi crediamo e sappiamo che Gesù non è, e il suo Vangelo non è una fra le tante verità, ma è la verità. Questo deve essere assolutamente chiaro per noi, dobbiamo crederci al 100%, ed è evidente che come tale dobbiamo presentarla, come dice San Paolo, con il rispetto, nella dolcezza e con misericordia. Ma non possiamo noi dire, vabbè, il Vangelo o che ne so, o uno scritto X sono la stessa cosa. Non pensarlo è peccato, d'accordo? E dirlo non è affatto opportuno, anche se in alcune circostanze non è opportuno dire il contrario, e cercate di capire bene in che senso, per ragioni di opportunità, di prudenza, di rispetto anche dei tempi di crescita delle persone, a cui non si può, come dire, sbattere in faccia e con asprezza o con violenza, mi perdonate il termine, la verità, ma va sempre presentata con dolcezza e rispettando la legge della gratuità. La terza cosa è la vita, e questo è quello che più di tutto interpella la nostra coscienza di credenti. Noi abbiamo fatto esperienza che Gesù è la vita, cioè in questo termine, nel termine la vita, anche è un termine non perfettamente traducibile, perché non si tratta chiaramente della vita biologica, ma sono incluse una serie di cose che costituiscono, come dire, il patrimonio più profondo del senso dell'essere umano. Dire io sono la vita, io sono la tua felicità, da qui. Tu potresti dire a una persona, io non lascerò mai questo Signore perché io senza lui non sono felice, io ho trovato la felicità soltanto con lui. Vita vuol dire anche, per esempio, pienezza di senso. Quando uno incontra il Signore, la vita diventa bella, perché io lo so che ci sto a fare sul pianeta Terra e mi piace vivere secondo il Vangelo, servendo al Signore. Certo, in alcune circostanze è un po' difficile, ma è bello. Noi a questo ci crediamo. Sappiamo che la vita ci viene attraverso i sacramenti, perché ciò che Gesù ha fatto per noi circola realmente attraverso gli strumenti di santificazione che sono i sacramenti. Io ho un bel rapporto con i sacramenti, specialmente quelli che si possono ripetere, specialmente la confessione, perché è più facile avere l'Eucaristia, perché se uno vuole, come dire, svicolare tante cose, con l'Eucaristia non devi fare niente, in teoria, in pratica devi fare molto, ma con la confessione, avere un buon rapporto con la confessione è più difficile, perché la confessione ci chiama all'esercizio di tante virtù, è un sacramento che ci viene donato, ma che richiede anche tanti atti da parte nostra. Atti fondamentali, perché sono atti di umiltà, e l'umiltà è la virtù più gradita al Signore, come la vicenda di Maria Santissima ci ricorda. Quindi
io posso dire che ho un rapporto con i sacramenti, come dire, non estrinseco o freddo, ma ne avverto l'esigenza. Per cui non è che mi aspetto 50 anni per andarmi a confessare, so che dal sacramento della confessione c'è una grazia e mi confesso spesso preparando bene la confessione perché desidero la grazia che viene da quel sacramento, celebrandolo bene. La grande differenza. Bene, chiediamo a Maria Santissima, l'ho citato, l'umile, colei che pensa che Gesù è la via, la verità e la vita e che sempre può contare. Sapete che ieri abbiamo vissuto una giornata bellissima, storica, il centenario dell'apparizione di Fatima, con la canonizzazione di questi due pastorelli che sono l'emblema, ecco, di una vita di dedizione completa e totale a Gesù e alla sua causa. Chiediamo a Maria Santissima, questo mese di maggio che prosegue, che ci aiuti tutti nel cuore a riscoprire la gioia di Gesù, via, verità e vita, e soprattutto a vivere con gioia e con fedeltà il nostro ruolo nella Chiesa, sapendo che fare bene quello che Dio vuole e dove siamo stati posti è contribuire alla santificazione non solo nostra, ma della Chiesa e del mondo intero. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.